Jean Calment, la nonna dell'umanità, essere umano più longevo di tutti i tempi, con i suoi 122 anni e 164 giorni di vita ampiamente vissuta. Era realmente lei o era semplicemente una mera vecchia imbrogliona che negli anni 30 prese il posto della mamma morta per evitare di pagare le imposte, quindi le tasse di successione? Un giallo in piena regola, un giallo nel giallo, un mistero nel mistero che attanaglia un po' tutti e che è stato disvelato però dal buon, diciamo così, matematico russo, da un matematico russo, ecco, che ha cercato di indagare sulla famiglia in questione. In particolare Nikolaj Zak, questo è il nome e cognome dell'uomo, ha messo insieme ben 17 prove che secondo lui andrebbero a dimostrare che a morire nel 1997, ad agosto, non fu Jean Calment, ma la figlia di nome Yvonne, che è morta nel 34 a 36 anni. Secondo il russo, sostenuto dal gerontologo Valerino Soloviov, a morire nel 34 fu in realtà Jean, all'epoca di 59 anni di età. Yvonne ne avrebbe quindi usurpato l'identità per andare a sfuggire a quelle che sono le tasse, quindi le imposte, di tipo economico. I francesi comunque hanno certificato l'età della decana dell'umanità nel 97 e avrebbero liquidato il tutto come delle mere e semplici scemenze. Il notaio che avrebbe acquistato da Jean Calment la nuda proprietà dell'appartamento in cambio di un'eredità vitalizia aveva già avanzato però qualche dubbio sulla reale identità della signora anziana vetusta di età obsoleta. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e al prossimo video da Narratore Italiano.